c'è una cosa che non dovete fare, ragazzi: non entrate in autogrill con Ivo. Alle 10 di mattina vi convincerà a prendere il panino col crudo. È signature. Ragazzi, siamo in viaggio perché questo weekend, guardate dietro di noi quanta roba abbiamo: moto e bici. Oggi stiamo andando proprio a fare cross molto lontano da casa. Stiamo andando Veneto Cresparo del Grappa, perché un rider di motocross famosissimo ci ha invitato a un evento. Non sappia niente, ragazzi, ci ha solo detto vieni qui. Ok, va bene. Invece domani andremo fino giù nelle Marche. Sotto il Po c'è qualcosa? No, mi dissocio. Domani andiamo nelle Marche perché c'è un evento del Buon Forn a Fossombrone, ragazzi. Andiamo a Fossombrone. Anche lì andiamo senza sapere cosa andiamo a fare. Che bello, un weekend a cazzo. Ragazzi, c'è più del 50% di voi che non è iscritto al mio canale e guarda i miei video. Iscrivetevi al canale perché non costa niente e supportate il canale perché continuiamo a crescere. Mi fate un grossissimo piacere, un grossissimo favore, soprattutto iscrivendovi. Quindi, per favore, se non siete iscritti, guardate i miei video. Iscrivetevi, schiacciate quel tastino che è gratis. Porca di quella puttana. Ok, ragazzi, siamo... Lui al numero 100 e io al numero 8. Ok, non me lo ricordo tanto. Accelera! Prego, vada, vada lei. Non c'è niente. Eh? Non c'è niente, gli altri per fuori, sono già dentro nel fanto, ma no! Ma no! Madonna, quanta merda mi spara! Oh shit! È diversissimo rispetto a dove giriamo noi. È terreno duro, poi un po' bagnato. Eccoci. Riesci? Vuoi una mano? Ehi! Su, su! Aspetta che ti do una mano. Vai. Siamo nelle sabbie mobili qua, eh. Oh, che stanchezza, ragazzi. Bella però la pista. Siccome sono abituato a girare sempre adorno, piste di sabbia, diciamo, non pensavo di trovarmi così bene in una pista del genere. Tra l'altro bagnata, un po' viscida, fangosa, però bello. Allora, devi parlare più che puoi perché sennò mi copyrightano questa parte. Prima domanda, volevo farti da un sacco, ma proprio da quando ti ho visto su Instagram. 15 e 18, quanto cazzo fa? 15 e 18 quanto fa, coglione! Coglione! 15 e 18 non fa 30. Dio ti maledica, ti tiro un ciafone che ti impedirò su. È il Veneto giusto lui! È il Veneto giusto! Mattia Guadagnini, per chi non lo conosce, motocross MX2, campionato del mondo! Campionato del mondo! Quest'anno gli hanno regalato anche quel cappellino lì, perché alle giostre l'ultima volta qua dietro lanciato, è riuscito a pescarlo. Sì, e l'ho preso al volo. No, però a parte gli scherzi, quarto al mondiale, ragazzi. Quando vai in moto, ragazzi, elastico sul gas. Tutto giù, e non si toglie mai. Ho bisogno di cattiveria, Eccolo! Bella Madonna, ma sei calmo! Oh! 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 Oh!
foto di terra. Stavo andando forte. Io stavo andando forte. Ah, bastardo. Cosa sta succedendo, ragazzi? C'è un casino della Madonna! Ma questi! Non si sveglia veramente! No! Oh, shit! Oh, shit! Ragazzi, non ha senso! Shit! Che cazzo succede? Non so cosa sta succedendo. Tutti dentro a casa. Cioè, l'unica cosa che non devo fare era cadere. Guardate il parafango. Moto caricate, ragazzi. Stiamo infangando completamente il povero furgone del livello. A me che cazzo me ne frega a me? Io c'ho il diesel. Quest'oggi giornata finita. Adesso andiamo a Bologna perché dormiremo a Bologna stanotte. E poi domani andare a Fossombrone. Totone a Fossombrone. Totone a Fossombrone. A posto, siamo arrivati. E mo chi cazzo le lava ste cose? Ho schiacciato per sbaglio, scusa. Sì. Ah, tra l'altro, così con nelle foglie che sto raccogliendo lo stronzo di un cane. Dopo 2 ore di viaggio da Bologna, stamattina siamo arrivati a nelle Marche. Cioè, il problema è che adesso sta terra qui, ragazzi, è diventata veramente cemento armato. Ragazzi, in realtà oggi qui c'è una gara di enduro, tipo Enduro Marche Series. Ma siamo venuti perché c'è lo stand di Forn che è sponsor dell'evento e quindi ci ha detto: Fede, vado qua, non è che te vado a venire a fare un giro. Che c'è intenzione di inquadrarmi? Dimenticalo. Infatti io lo sapevo già. Questa è la faccia di Forn, ragazzi. Censurato. E qui c'è uno spoilerino di una giacca, come al solito sobria. Perché il motto di Forn è sobrietà, assolutamente. Aspetta, Rito. Posto, bella. In realtà non ho mai spiegato la storia che c'è dietro un po' a Forn. Il mio canale è da tanto tempo che utilizzo i prodotti Forn, eccetera, e che collaboriamo con Forn. Abbiamo creato la mia linea, ma non ti ho mai spiegato cosa c'è dietro la storia di Forn e perché si chiama proprio Forn. E parte da lontano, da una passione per la grafica, il disegno, fin da piccolino. Ok. Col tempo l'ho ricoltivata, riappassionandomi a quello che è il mondo della grafica. E da lì ho cominciato a fare grafiche per caschi. Da quando ho fatto il primo casco, a distanza di 6 mesi, abbiamo deciso di aprire un brand. Tutto questo è stato complementare nel vero lavoro. Ecco. Che di mio io sono un panettiere, un fornaio. Un fornaio? Ma cazzo, ma guarda che tu non capisci, Fede, perché poi lui si imbarazza. Ma guarda che questa cosa dà valore non doppio, triplo, quadruplo al brand. Quindi possiamo dire che la prossima cosa che faremo, ragazzi, è: quando ordinerete un capo di Forn, dentro Fede vi metterà personalmente dentro un panino anche. Intanto che andiamo velocemente con una barrettina di The Protein Works, ragazzi, stiamo salendo al bike park delle Cesane. Stasera dobbiamo tornare a casa, 4 ore di furgone, che la sbatta non è farti 4 ore di furgone, ma è 4 ore di furgone con Toto. No, questo è il mio video. Bastardo! Quindi è 4 ore di furgone con Ivo, che rottura di coglioni. Bene, vai nel mio tiro al contrario. Dai, prego! Ma come cazzo parti? Scusami, cos'è sta pedalata? Guarda che io ti vieto di pedalare, Guarda qui. Madonna, ma
sei partito per la PS te. Cosa vendete qua? Cosa vendete qua? Cos'è che si può comprare qui? Qui? Sì, bancare no. Qualche munghetto laggiù fuori. No, ma non vedete niente, non è. Qui si vende cazzo. Non è banchetto di prodotti tipici. No. Pensavo fosse banchetto di prodotti tipici. Guardi, allargato bene. One footino. Ti sta chiudendo, eh? Ah, un po' corto sulla hip. Attenzione. Va qui. C'è un altro banchetto che vende prodotti tipici. Più o meno. Sì. Marmellata. Ma io non ti ho chiesto una cosa. Tuo nome. Signore e signori, sono lieto di annunciarvi la mia nuova serie per questo 2021. Dopo tanti trenini in bike park, passate a non capire un c***o, sono lieto di annunciarvi i nomi strani in bike park. Nome? Isacco. Eh? Isacco. Hai detto nome? Isacco. Isacco. Com'è che ti chiami te? Com'è che ti chiami? Isaia. Eh? Isaia. Ok, Isaia. Come ti chiami? Non ho capito. Erve. Erve? Erve. Ah, ok, Erve. Perfetto, Erve. Neil, piacere. Neil. Mil. Per la serie dei nomi Mil. Strani in bike park. Mil. Attenzione, pedala tutto. C'è qualcosa, è una hip. Salto. Raga. Ma cos'è questo? Questi qua sono gli spuntoni per bucare. Siamo sul rampage delle Marche. Ma che cazzo dici qua? Oh shit, è andato di lì lui. Ma qua ci lasci giù i cambi. Lasci giù cambi e tutto. Oh, ripidissimo. Stiamo arrivati. 4 ore di auto. Si torna in quel di Lombardia merdosissima. Allora niente ragazzi, è stata una bella esperienza, tutta una bella manifestazione. Quando siamo andati su nella montagna abbiamo fatto anche due giri nella bicicletta. Se vi piacciono questi video dove facciamo vedere le bestie, gli animali, mettete un indice in su. E mi raccomando, se per caso avete del formaggio, inviatemelo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ma tra l'altro, buon anno o buon Natale, dipende dal momento.